Si è aperto questa mattina nel Salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro di Piacenza il congresso della CGIL che porterà domani all'elezione del nuovo direttivo, compreso il segretario provinciale, per cui circola insistentemente il nome di Gianluca Zilocchi. È toccato al segretario uscente Paolo Lanna fare il punto della situazione. La nostra organizzazione ha diverse proposte da presentare al nuovo governo. La situazione economica, politica a Piacenza è molto pesante. Nelle aziende noi stiamo contrattando cassa integrazione e mobilità, c'è una situazione di crisi, le famiglie soffrono la riduzione dei redditi e da questa discussione noi costruiremo alcune nostre proposte, un piano per interloquire con le istituzioni, con le altre associazioni imprenditoriali per rilanciare Piacenza, per dare una svolta anche a Piacenza. Pensiamo che si debba puntare sulla qualità dello sviluppo, sulla qualità delle relazioni industriali e poi vogliamo aprire col Comune un confronto molto approfondito su tutto il sistema delle tutele sociali, del prelievo, delle tasse locali, perché poi la vita delle persone dipende anche da queste cose. Lanna è stato piuttosto critico con Comune e Provincia, chiedendo maggiore collaborazione in una nuova stagione di relazioni. Sembra quasi, ha detto, che l'attenzione all'immagine tenda a prevalere sui contenuti. All'incontro ha preso parte anche Mirto Bassoli, segretario regionale CGIL. In Emilia-Romagna il tasso di disoccupazione giovanile, ha detto, ha raggiunto percentuali record, il 30% dei giovani è senza lavoro. È una situazione molto pesante in Italia, ma che ha connotati molto pesanti anche in questa regione. Basta dire che la disoccupazione giovanile ormai è al 30%, qui in Emilia-Romagna, questo la dice lunga. E anche il fatto che gli indicatori e le proiezioni di medio periodo, quelli che ad esempio la Regione ha elaborato fino al 2016, dicono che noi nell'arco dei prossimi 3 anni non riusciremo ancora a recuperare la condizione di ricchezza prodotta, la dimensione degli investimenti e la dimensione occupazionale che avevamo prima del 2007. Il congresso della Camera del Lavoro chiude un percorso lungo. In 340 assemblee di base hanno discusso e votato 6.500 lavoratori e pensionati. I 12 congressi di categoria hanno rinnovato gli organismi dirigenti alla presenza di 500 delegati. I 145 delegati presenti a queste 2 giornate rappresentano i quasi 31.000 iscritti nel 2013.